Ti è capitato di voler fare delle foto con il flash staccato dal corpo macchina, ma il tuo flash non partiva? Sì. Hai sentito parlare di un certo Twitter, ma non sai esattamente cosa sia? Sì. Vorresti tanto fare delle foto mozzafiato con il tuo flash dalla macchina allontanato? Sì. Bene, aspirante fotografo, benvenuto in una nuova puntata in cui parleremo del... Siedi comodo comodo che cominciamo. Anzitutto, cosa vuol dire trigger? Beh, in italiano trigger vuol dire grilletto. In fotografia semplicemente è uno strumento che ti permette di far sì che tu possa comunicare con il tuo flash staccato dal corpo macchina. Quindi ti permetterà di fare foto con il flash a distanza senza per forza doverlo sempre tenere attaccato alla tua cara slitta. Giusto per intenderci, però, il trigger non è l'unico modo per poter utilizzare il flash staccato. Il primo metodo è utilizzare un cavo di prolunga. Io in questo momento non ce l'ho, ma tu immagina un cavo che, messo all'interno della tua fotocamera, arrivi direttamente al tuo flash. In questo modo qui. Così vedi, tu potrai scattare e il flash scatterà con te. Il vantaggio è che finalmente puoi staccare il flash dalla slitta, i cavi costano relativamente poco e tu puoi gestirti col tuo flash e fare degli effetti più creativi. Ma il punto è questo: il cavo è pur sempre un cavo e quindi tu avrai qualcosa che deve sempre stare attaccato dalla macchina al flash. E questo potrebbe crearti dei disagi, oltre al fatto che spesso è scomodo perché magari ci inciampi oppure perché semplicemente si annoda, e spesso logisticamente è difficoltoso poterlo gestire. E quindi come fare? Beh, c'è il secondo metodo: utilizzare gli infrarossi. Infatti puoi sfruttare l'apparato di infrarossi che il tuo flash ti mette a disposizione. Per farlo avrai bisogno però di un altro flash oppure del tuo flash pop-up in macchina, e io il pop-up in macchina non ce l'ho e quindi di un altro flash bisogno avrò. Ecco qui il secondo flash, lo montiamo sulla slitta e questo secondo flash ci servirà unicamente non per flashare la scena, ma per attivare il secondo flash. Quindi punteremo il primo flash, detto master, in direzione del secondo flash, detto slave, cioè schiavo, e questo secondo flash sarà puntato sul soggetto che noi vorremmo illuminare. Questa tecnica la si usa spesso in studio ed effettivamente funziona, però potrebbero insorgere alcuni problemi. Il primo è che la luce del primo flash, nonostante non sia puntata direttamente sul soggetto, potrebbe rimbalzando rientrare nella scena, e quindi questa luce, che sarebbe poi la luce reale con cui noi vogliamo illuminare il soggetto, potrebbe essere contaminata tra virgolette con la luce principale. La seconda problematica è che o avete il flash pop-up come dicevo prima, però potrebbe davvero disturbare la scena principale, oppure se non ce l'avete o se non volete utilizzarlo dovete comprare un secondo flash, e questo è comunque già una spesa in più. Ma allora io come faccio? Chiediamo aiuto a lui, al nostro trigger. Come funzionano? Molto semplice. I trigger sono dei dispositivi che comunicano tra di loro via radio. Quando voi deciderete di scattare, loro manderanno l'impulso via radio al vostro flash e il flash di conseguenza scatterà. Bello, vero? Ci sono tantissimi modelli di trigger e il loro prezzo varia in base alle loro caratteristiche. Alcuni ti permetteranno di comandare più flash o più gruppi di flash. E sì, perché grazie ai trigger puoi comandare tanti flash diversi, non solo uno. O in base alla portata, quindi la distanza massima da macchina a flash, la resistenza alle interferenze radio e infine se è possibile utilizzare il flash in TTL oppure no. Eh sì, caro amico mio, hai sentito bene, ci sono dei trigger che ti permettono di comandare il flash direttamente in TTL. Se non sai cosa vuol dire TTL, qui c'è un mio video. Personalmente io ho avuto tre tipologie di trigger negli anni. I primi due, quando avevo Canon, erano della Yongnuo. Il primo modello lo paghai davvero pochissimo, intorno ai 30 euro per due trigger, uno da montare in camera, l'altro da montare sotto al flash che volevi comandare a distanza, e non avevano il TTL, semplicemente mandavano un impulso radio e quel flash scattava, però la potenza del flash tu dovevi regolarla direttamente dal flash, e alla fine non era poi tanto scomodo per fare i lavori in studio. Certo, lo diventava di più quando dovevo fare dei lavori in discoteca, e per quello comprai un altro modello di trigger che a memoria il nome era YN-622C. ovviamente non me lo ricordavo a memoria. Grazie a questi trigger io riuscivo a comandare il mio flash dalla distanza e in TTL, quindi potevo tenerlo staccato al mio corpo macchina, andare in discoteca e quando scattavo in automatico il flash regolava la potenza in base alla luce della scena. Comodissimo. Ma poi c'è stata la rivoluzione nella mia vita. Quando sono passato a Fuji avevo bisogno di un flash e ho trovato i flash Godox. Questi flash sono davvero spaziali, ne ho già parlato e ne parlerò più approfonditamente, però ti permettono con un budget davvero ridicolo di avere in mano uno strumento super professionale e super funzionale.
funzionale. Questo flash davvero non sbaglia un colpo. Ed il vantaggio è che all'interno hanno incorporato il ricettore per gli impulsi wireless. E questo si traduce nel fatto che voi non avrete più bisogno di due trigger, ma ve ne basterà uno solo, perché qui all'interno è come se ce ne fosse già uno. Comodo, vero? La cosa straordinaria è che con questo trigger i flash funzionano già in TTL. E poi c'è una cosa superlativa. Su Fuji, e però non sono sicuro che anche sugli altri modelli funzioni questa cosa, direttamente dal menu in camera tu puoi decidere la potenza e la compensazione di un flash. E questa è una cosa super comoda. In soldoni cosa vuol dire? Se voi state facendo una foto e vedete che il flash, nonostante lavori in TTL, fa un lampo troppo forte o troppo debole, voi potete compensare la sua potenza direttamente dalla camera, che è una cosa comodissima. Ma torniamo a noi. Come far comunicare questo trigger a questo flash? Molto semplice. Innanzitutto montiamo il trigger sopra la macchina. Ok, come vedete qui ci sono diverse lettere e qui diversi canali. Dovete assicurarvi che la lettera corrisponda alla A e il canale corrisponda all'1. Per cambiarli potete usare questi tasti, vedete? Una volta fatto questo, se volete utilizzarlo in TTL, assicuratevi che premendo il tasto Mode sia selezionata la voce TTL. In questo caso lavorerete in TTL. Se siete possessori di Fuji, potrete, entrando nel menu del flash, utilizzare la compensazione del flash direttamente dal menu. In questo modo il flash cambierà. Potete anche andare su TTL e cambiarlo in manuale e poi settare da questa parte la potenza del vostro flash. Accendete poi il vostro flash e assicuratevi, premendo questo tasto sulla destra, che la vostra modalità sia TTL in wireless, quindi con questo simbolino qui. In questo modo lui si imposterà in automatico su Slave, canale 1, lettera A, che è la stessa che noi abbiamo impostato sul nostro trigger. Da questo momento questo flash sarà controllato dal trigger. Ah, dimenticavo un'altra cosa. Da questa parte abbiamo il tasto dell'accensione o spegnimento del trigger. Da questa parte abbiamo l'accensione o spegnimento della griglia a infrarossi, che è molto utile quando farete foto al buio. In ultimo qua sopra abbiamo un tasto test che vi permetterà di capire se effettivamente il flash scatta ed è tutto settato correttamente. Ah, ultimissima cosa che potrebbe essere banale ma non lo è. Questa rotella serve per agganciare il flash alla camera. Vedete questo dentino? Nel momento in cui è giù questa rotella, il dente scende, e nel momento in cui noi la giriamo per staccare il flash dal corpo macchina sale. Fate però attenzione a tirare sempre in su fino a fine corsa questa rotella, altrimenti questo sbirulino sarà giù a metà e voi potreste anche rovinare la slitta del vostro flash semplicemente perché non avete rispettato questa semplice e piccola accortezza. Fateci attenzione. Bene, aspiranti fotografi, una volta settato il trigger e il flash come detto, facciamo una prova. Visto? Funziona tutto a meraviglia. Bene, aspirante fotografo, ricordati che qua sotto ho messo tutti i flash Godox per le marche più vendute. Ci sono tutti i trigger. E ora che sai tutti i segreti, va, aspirante fotografo, e conquista il mondo grazie al tuo